Allora perché ci stanno riducendo in questo modo? Perché ci hanno fatto credere che il debito pubblico è il debito dei cittadini, quando in realtà il debito pubblico è il credito dei cittadini? Ma usate la vostra testa. Ma quando lo Stato paga uno stipendio pubblico, come fa questo a essere il debito dello stipendiato? Quando lo Stato paga un'impresa che gli costruisce un ponte, come fa quello a essere? Lo Stato emette un debito, paga, emette un debito, ma come fa a essere quello il debito della persona che riceve questo pagamento? Quando tu compri un titolo di Stato e hai il tuo denaro, che possono essere 5.000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro, che comincia a guadagnare invece che lo 0,2%, l'1% guadagna 3, 4, 5, come fa quello a essere un tuo debito? È un tuo credito, è il tuo risparmio. È il debito dello Stato, ma è il credito tuo. Ok? Allora, ci hanno convinti di queste cose. Ci hanno convinti che lo Stato, quando ha la propria moneta, non può spendere. Perché deve tassare i cittadini per poter spendere. Ma com'è possibile? Warren Mosler terrà una lezione interessantissima e divertente, ve lo preannuncio. Molto divertente, per nulla accademica, noiosa, su questo concetto. Ma ve lo anticipo brevemente. Lui dice, scusate, come fa un proprietario di uno stadio a ritirare i biglietti prima di averli dati? È impossibile. Come fa lo Stato a tassarli prima di avervi dato i soldi? È impossibile. Lo Stato è il monopolista. Non li potete fare a casa voi i soldi. Lo fa lo Stato. La BCE in Europa. Prima era il Ministero del Tesoro, la Banca d'Italia. Li abbiamo qua. Facevano la lira. Allora, com'è possibile che tu tassi i cittadini per avere i soldi da spendere? Quando in realtà tu prima gli dai spendendo e poi semmai li tassi. Ecco che sono convinti anche di questa struttura. Ecco, allora, com'è possibile se uno Stato può creare la propria moneta? Com'è possibile che nei computer della Banca d'Italia ci siano dei limiti di numeri? Cioè, ci sarebbero dei limiti se fosse vero che lo Stato prima di spendere deve prenderli da voi. Allora dice, ci sono dei limiti per forza, perché se non li prende da voi, magari voi non glieli date, oppure ne date pochi, ha dei limiti. Ma siccome non è vero, perché prima ve li dà e poi ve li ritira in tasse, lo Stato può spendere quanto vuole. Allora perché, nel nome di tutti questi concetti falsi, ci siamo fatti ridurre a un paese che oggi è il maiale, uno dei maiali d'Europa, con delle tragedie umane? Perché qui stasera lo dico a ogni convegno che faccio, non stiamo parlando di fatti culturali, non siamo qui a dire, facciamo una serata di cultura. No, andiamo a sentire una roba, andiamo a casa, sappiamo una cosa in più. Stiamo parlando di tragedie umane che sono pazzesche, di famiglie che ogni sera vivono nella disperazione, di gente che che vuole suicidarsi, che si è suicidata. Stiamo parlando di persone che sono giocati i risparmi di famiglie, sono rimaste a zero, non hanno più niente, di negozianti che devono licenziare, di ragazzi che sognano a 20 anni, 22 anni. Io li incontro tutti i giorni e dicono, ma io, Barnard, cosa faccio? Ho 19 anni, ma dove vado? Cosa faccio? Ho 24 anni, sto finendo l'università, dove vado? È disperazione, è tristezza, questi genitori che li hanno cresciuti, che li vedono lì, così, senza niente. Stiamo parlando di questo tipo di tragedia, non stiamo parlando di roba che ci interessa culturalmente. Perché ci siamo ridotti così? Perché? Perché ci siamo fatti ridurre così? Perché abbiamo accettato che questi tecnocrati italiani, non i politici che non sanno niente, ignoranti come delle capre, firmano e basta, non sanno nulla, ma questi tecnocrati, i Prodi, i Padoa-Schioppa, i Ciampi, gli Andreatta, tutta questa cricca di gente terribile. Guardate, io non sono di centrodestra, non sono mai stato, non ho mai votato Berlusconi, ma una cosa va detta, non lo voterò mai, ma una cosa va detta, qua il centrodestra italiano veramente ha avuto un ruolo molto minore. La grande tragedia della svendita dell'Italia, la catastrofe dell'Eurozona, l'ha fatta il centrosinistra italiano, i loro tecnici. Allora, ecco perché. Questo è del Fondo Monetario Internazionale. Sapete cosa c'è scritto là sopra, per chi non conosce l'inglese? È il saldo delle partite correnti, cioè la capacità di esportare o importare di un paese, no? Guardate cosa succedeva nel 1996, quando noi avevamo la nostra lira. L'Italia e l'Irlanda, l'Irlanda aveva la propria moneta, erano i due leader mondiali o europei, scusate, europei delle esportazioni, ok? La Francia se la cavava piuttosto bene, gli altri erano molto in difficoltà, ma c'è un paese interessante qua che è in difficoltà anche lui, si chiama Germania. La Germania guardava l'Italia in quegli anni e guardava questo esattamente dell'Italia, questo guardava. Allora la Germania con la sua Bundesbank
si è creata la Banca Centrale Europea, che è una creazione tedesca, con l'aiuto di quei fessi dei francesi che poi sono rimasti fregati. Ok? E allora, cosa succede? Questo è quello che è successo in 11 anni di Eurozona. Tutta l'Europa, dei paesi più importanti, è crollata e ha vinto la Germania. C'è il trucco, c'è il motivo, e dopo ve lo spiego se me lo chiedete. Ma guardate un'altra cosa, ancora più tragica. Perché ci hanno convinti a firmare questi trattati, a metterci nell'Eurozona e a essere demoliti e distrutti da un paese che era il primo paese per produzione industriale nel paese dell'area euro? Ok? Il primo paese per produzione industriale, linea marrone, l'Italia, all'entrata dell'Eurozona eravamo la prima potenza industriale d'Europa noi. Ma come? Non eravamo le tagliette della Liretta che ci dicono che non è stata capace di capitalizzare sulle proprie industrie, sulle proprie aziende? Te lo dicono sempre i politici, in televisione e anche l'altra sera. No, ma perché l'Italia non è stata capace di capitalizzare come ha fatto la Germania. Ma come non è stata capace? La Germania era l'ultimo paese. Questi sono dati della Banca d'Italia, questi signori che stanno qua dall'altra parte della strada, sono dati della Banca d'Italia, relazione annuale 2011, non sono dati di Paolo Barra. Ok? La Germania è l'ultimo. È l'ultimo paese della produzione industriale nel 2000 all'entrata dell'euro. Allora, non siamo questo paese di gente che non sa lavorare, che fa nullona, che non ha saputo capitalizzare sulle proprie aziende, mentre invece i bravi tedeschi l'hanno fatto? No, non lo facevano i tedeschi. Ed ecco cosa è successo alla fine dell'Eurozona, cioè alla fine, perché oggi siamo nel presente, ok? Anche il lapsus freudiano, io veramente voglio finire. Allora, ecco cosa è successo alla fine della storia fino a oggi. L'Italia è sprofondata al penultimo posto per produzione industriale. E chi c'era su in cima a vincere? La Germania. Il costrutto dell'Eurozona è un costrutto franco-tedesco, costruito dall'imbecillità della Francia, che credeva di dominare l'Europa, rimasta fregata, e dalla furbizia della Germania, che ha capito che mollando la propria moneta sarebbe entrato in un sistema pernicioso, ma che avrebbe penalizzato tutti i paesi e fatto vincere solo lei. E noi dobbiamo essere ridotti in condizioni che sono di disperazione quotidiana, leggete sui giornali tutti i giorni, crollo il mercato dell'auto 26%, crollo dei mutui 34%, il record di disoccupazione giovanile, di tutto e di più. Ok? Perché questo paese doveva vincere la gara contro di noi? Perché noi lo spaventavamo. Questa è la realtà, è una realtà inconfutabile. I trattati li ha scritti loro. L'ex ministro delle finanze tedesco Theo Weigel, in un'intervista per Spiegel, ha detto molto chiaro: abbiamo costruito i trattati senza una clausola d'uscita, dovevamo incatenare i paesi dell'Europa dentro l'euro, per forza, dicevano loro. Okay? Allora, che cosa è successo con questo euro? Perché la Germania sapeva che avrebbe vinto? Beh, per forza, perché se tu prendi uno Stato che ha una moneta sovrana, che si stampa dentro una banca centrale qua, che si chiama lira, e ne può stampare quanto ne vuole, senza limiti, come il matematico che non esaurirà mai i propri numeri. E se gestita bene questa moneta può creare la ricchezza dell'Italia dei sogni, che ho descritto prima, ma la può creare davvero, non in un sogno di una bella serata di giugno a Roma nel 2013. Allora, tu prendi uno Stato con questo tipo di moneta, ok? Togli la moneta, hai preso un padre di famiglia, lo Stato, ha dei figli, dei cittadini, delle aziende del paese, gli toglie il portafoglio, la carta di credito, il banco, il berretto di assegni e il conto in banca. Domani questo signore deve svegliarsi, ok, e nutrire i propri figli. Cosa fa? Non ha scelto, deve scendere sotto casa e andare dagli usurai, cioè da quelli finanziari privati che vediamo con le vetrine lungo le strade, chiede soldi. Alla finanziaria privata dice: beh, te li do, però tu non hai più la carta di credito, il banco, non hai più il partito di segno, non hai più il conto in banca, non hai più niente. Te li do il tasso del 6, del 7, dell'8, del 10, del 12, del 15, del 20%. Che è quello che sta succedendo esattamente nell'Eurozona. L'euro è una moneta straniera per l'Italia, creata da un sistema di banche centrali che sta fuori dall'Italia, perché sta nella BCE a Francoforte, Eurotower, ok?
Questa moneta viene creata da questo sistema di banche centrali, viene messa nei mercati dei capitali privati, immessa direttamente nelle riserve delle grandi banche internazionali, dei grandi investitori internazionali, sono l'equivalente della finanziaria sotto casa di quel padre. Lo Stato italiano è ridotto a un cittadino comune che deve andare sotto casa a bussare alla porta del mercato dei capitali ogni mattina dell'anno e dire: per favore mi dai dei soldi perché devo fare un ospedale, devo pagare gli stipendi agli insegnanti, ai medici, agli infermieri, devo rifare i lampioni, devo svuotare i bacini d'acqua, devo permettere all'agricoltore di lavorare, devo fare eccetera. E i mercati dei capitali dicono: sì, te li diamo, ma tu sei in Italia, sai, il problema è quando avevi il debito pubblico nei tuoi soldi. Non c'era problema, li facevi tu, non avevamo paura. Adesso è un debito pubblico dei soldi di un altro. E adesso abbiamo paura. Per cui il tuo debito è grande e a te ti diamo il 5%, il 6%, il 7%, il 8%. No, ma la Germania bussa alla porta del mercato dei capitali e dicono: ok, Germania, vediamo il tuo debito pubblico, però è più contenuto di quello dell'Italia. Allora a te lo diamo al 2%, all'1,3-1,8%. In 11 anni così è ovvio che la Germania vince e gli altri paesi sprofondano. Ecco dove stava il trucco. Sapevano che portando l'Italia dentro l'Eurozona avrebbero trasformato un debito pubblico, vi ricordate quella cosa degli anni 90, 124%, eravamo leader dell'Unione Europea. Un debito pubblico che non contava niente, era semplicemente un numero, lo avrebbero trasformato in un danno micidiale per il paese, perché adesso gli usurai dicono: beh, tu hai il debito alto, a te diamo il prestito e dei tassi da usurare. E il paese in 11 anni si è distrutto. Questo hanno fatto i tedeschi. Ecco perché loro vincono e tutti noi perdiamo, tutti, inclusa la Francia, adesso ufficialmente in recessione. D'accordo? Anche se poi ci sta entrando anche la Germania.